Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei?» E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Carissimi, eccoci a questa quinta domenica di Quaresima, nella quale vogliamo lasciare che ancora il Signore ci parli, ci prepari, ci plasmi in vista delle feste pasquali, perché possiamo entrare in profondità nel mistero di novità che il Signore continuamente opera nella nostra vita. Pasqua è il centro della nostra fede, Pasqua che significa passaggio, Pasqua che significa anche passione, Pasqua che ci chiede di unirci a Cristo, crocifisso e risorto, perché sempre più possiamo assomigliare a Lui e con Lui offrirci al Padre e per mezzo suo lasciarci santificare dalla grazia dello Spirito Santo che continuamente agisce in noi. E così poter sperimentare, vivere nella nostra vita e dar testimonianza agli altri di essere il corpo di Cristo, parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Chiesa che sempre più il Papa ci invita a riscoprire come l'unico popolo, l'unico corpo che testimonia la sua appartenenza, la Signoria di Cristo. La liturgia della parola di oggi, dal libro del profeta Isaia, dalle lettere di Paolo e dal testo dell'Apostolo Giovanni, ci esorta ancora una volta perché possiamo far sì che questo tempo sacramentale della Quaresima diventi per noi occasione di vita nuova. Per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il profeta Isaia, sul cui testo vorrei soffermarmi per questa breve riflessione, così sintetizza quella che è l'azione di Dio, un'azione volta per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Dio è sempre, come ricordano i profeti, il Dio dell'alleanza, il Dio fedele che non viene meno, Lui che non cessa di confermare al popolo che Lui c'è, Lui che è l'amato, Lui che è lo sposo, che ha legato a sé la sposa, l'amata per sempre, in un rapporto che Lui per primo vuole sempre rinnovare. Allora ecco che Isaia ci presenta il Signore come colui che ascolta il desiderio che c'è nel cuore del suo popolo e si prende cura della sete che il popolo soffre e per la quale grida a Lui. Si conferma così con questa immagine del profeta che Dio è quel Dio che dà come segno, come prova di sé, come suo nome, che Egli è il Dio per sempre, il Dio che cammina in mezzo al suo popolo, l'Emanuele, il Dio dell'alleanza, della parola scritta sulle labbra e posta vicino al cuore, una parola non lontana, scritta su cuore di carne e non su tavole di pietra. Colui che si fa chiamare per sempre come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Mosè, e che intende confermare per ogni persona di generazione in generazione l'essere il Dio dell'alleanza. Quindi è come se dicesse anche a ciascuno di noi: ricordati che il nome con il quale io voglio essere chiamato è che sono il Dio che ha stretto un'alleanza con te, un'alleanza la quale non verrà meno. Attraverso l'immagine del profeta Isaia comprendiamo come Dio è attento alla sete che c'è nell'uomo. E non la sete o le varie tipologie di sete che possiamo avere, ma quella profonda, di cui Lui solo è capace di colmare. Quella sete che il popolo porta con sé, ma perché appartiene al popolo, appartiene all'uomo.
è quella consapevolezza dell'uomo o anche quella realtà che nell'uomo fa dire che ha sete di infinito, ha sete di eterno, o che fa salire al Signore quella preghiera, così come fa il Salmo: O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora io ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. Una sete che sale al Signore nella consapevolezza del popolo, nel grido, nell'ansia, nel desiderio di infinito che ogni persona porta nel proprio cuore. Ed è Gesù che si rivela come colui che è venuto a portare la fonte d'acqua viva. Dice infatti nel Vangelo di Giovanni, proprio in occasione delle festività che lo vedono arrivare a Gerusalemme: Ecco chi ha sete, venga a me e beva. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno da colui che beve. E ricorda l'Apostolo parlava del dono dello Spirito, che egli dà senza misura. Ed è questa esortazione di Gesù il compimento di varie esortazioni che già nell'Antico Testamento il Signore aveva elevato al suo popolo. Venite, comprate anche senza denaro, chi ha fame, chi ha sete, venga. E ancora, prefigurato da quella roccia dalla quale era scaturita l'acqua per il popolo di Israele durante il tempo del deserto, un episodio molto importante che costa anche tanto a Mosè, un episodio che prova la fede. Il popolo ha sperimentato già la potenza di Dio e nell'Esodo è uscito dall'Egitto, ha visto tante cose, ma la sete gli fa bruciare la gola, la sete lo porta a sperimentare come la morte gli sia vicino, gli fa percepire tutta la drammaticità, la fatica del proprio viaggio dell'Esodo, e il popolo si rivolge a Dio non con fede, ma con mormorazione, non a Dio con supplica, ma a Dio con accusa. E si rivolgono a Mosè, come sempre, dicendo: Non era meglio che morivamo in Egitto più che morire qua di sete, di fame? E ogni volta c'è un motivo per cui lamentarsi di Dio, sempre perché si ha bisogno di qualcosa e sembra che Dio non lo possa dare. Ed ecco allora che Mosè si rivolge al Signore, e il Signore dice: Batti il bastone sulla roccia e da lì uscirà acqua. Ma Mosè batterà una prima volta e poi batterà una seconda volta, quasi mettendo in discussione la parola di Dio. Uscirà l'acqua, il popolo berrà, Mosè berrà quella roccia, accompagnerà Israele in tutto il viaggio, fornendo sempre l'acqua, ma il popolo avrà sempre da lamentarsi. Cercherà sempre un pretesto per lamentarsi. Perché? Perché non si lascia sanare dal Signore. Certe volte preferisce essere una cisterna screpolata che non riesce a trattenere acqua più che lasciarsi dissetare. Ebbene, questo segno della roccia in Cristo è compiuto e diventa sorgente inesauribile, e in particolare nel mistero della croce, di morte e resurrezione. Questa sete di Dio non è qualcosa che l'uomo può sentire o non sentire, è qualcosa che lo abita, lo costituisce. Perché? Perché ogni uomo porta in sé, iscritto, questa unità con Dio, l'essere fatto immagine e somiglianza con Dio, per cui porta in sé, con sé, questo desiderio di Dio, questa sete. Lo ricordava anche Papa Benedetto, con delle parole che naturalmente si ispiravano al grande Agostino d'Ippona, quando nel libro delle Confessioni Sant'Agostino comincia dicendo: Ci hai fatti per te, Signore, ci spingi a lodarti, a cercarti, non possiamo fare a meno di te, ci hai fatti per te e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma è anche la prospettiva di speranza del profeta Isaia: il popolo che io ho plasmato per me, si legge al versetto 21 di questo capitolo 43, il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. C'è fatti per te. Questa inquietudine nel cuore dell'uomo, ricorda Papa Benedetto, ricordava nell'anno della fede, è qualcosa che dice l'appartenenza dell'uomo a Dio e quindi fa parte di ogni uomo, anche se e diventa anche una provocazione all'uomo del nostro tempo che tante volte dice: Io posso fare a meno di Dio, non sento il desiderio di Lui, non sento di rivolgermi al Signore. Papa Benedetto dice: Sì, è vero, l'uomo può illudersi che forse non sente più di aver bisogno di Dio, ma c'è una realtà che invece gli ricorda di questa consapevolezza
costitutiva sete di infinito di Dio, che è proprio l'amore, il desiderio di amare e di essere amato. Non per niente la definizione che l'Apostolo Giovanni dà di Dio è Deus caritas est. E nell'enciclica dedicata da Papa Benedetto a questo tema torna sul desiderio di Dio, che si manifesta come desiderio di amore, un esodo, dice Papa Benedetto, e forse al numero 6 della Deus caritas est, che ci riporta anche a quella roccia, a quell'acqua di dissidio, di prova che il popolo vive. C'è un esodo nel quale siamo immersi anche per quando si parla dell'amore. Un esodo che ti spinge ad uscire continuamente dall'io chiuso e ripiegato su se stesso, all'altro, al dono di sé. E in questa riscoperta di diventare da io chiuso a dono di sé che si riscopre, che l'uomo riscopre se stesso e forse in profondità si accorge di scoprire anche il volto di Dio, che è colui che prima di tutti ama, prima di tutti esce da se stesso, in quella che in greco si dice appunto estasi, uscita da sé e diventa dono e rivelazione di sé agli altri. Ma questa incapacità del cuore di manifestare, di arrivare a questa sete la ritroviamo anche nella poesia del Novecento, da poeti noi contemporanei o di qualche generazione fa. Scrive Patrizia Cavalli, una poetessa che nel 2020 dà alle stampe appunto Vita Meravigliosa, una raccolta di testi in cui lei esprime attraverso la descrizione del quotidiano un'ansia che si porta dentro ma che pare trovare forse solo delusione. Scrive due poesie. La prima dice così: cerco l'amore e mi tormento sempre, ma non voglio l'amore veramente. Cerco l'amore e non mi tormento affatto. Non verrà mai il mio cuore sopraffatto. Cerco l'amore per essere punita, così in anticipo vinco la partita. Il suo desiderio di amore si scontra con una incapacità o una impossibilità quasi di poterlo trovare. Allora tanto vale considerare l'amore la punizione, così che in qualche modo, in questa prospettiva, uno almeno vince, dice: l'ho vissuta, ho vissuto la mia punizione, ho amato. Sorte amara. E lo dice anche in altri versi che suonano così: questa ormai stanchezza nel cercare l'amore, nel trovare qualcuno che possa soddisfare questo desiderio. La mia disperazione è la speranza. Io spero troppo e troppo spesso spero. Ma è uno sperare fatto di incostanza. Giro la testa e mi ricalca il nero. In questa disperazione che la Cavalli fa salire dal cuore di un quotidiano che non riesce a darle soddisfazione, c'è quell'ansia di infinito, qualcosa che veramente riempie il cuore, riempie la mente, riempie l'anima, faccia sentire l'uomo in pienezza. Questo lo dice la Cavalli nel nostro tempo, fatto di opulenza, dove la depressione, il quotidiano reso abituale fa emergere questa stanchezza, ma forse oggi gli episodi della guerra, gli episodi della pandemia ci riportano una precarietà che forse ci fa sentire quest'ansia ancora di più. In un tempo, come forse anche hanno vissuto qualche generazione fa con le guerre mondiali, si è vissuto dove questo desiderio, questa sete resta registrata nelle pagine e nelle corde di altri e tanti poeti, come ad esempio Quasimodo. Quasimodo che sentiamo un po' nostro, è vero che è siciliano, ma ecco, vive qui a Napoli, muore qui a Napoli. Quasimodo, dice così a un certo punto in una poesia intitolata Forse il cuore. Siamo negli anni del dopoguerra, nel 47, e in questa raccolta li scrive: e ancora attendi, non so che cosa, mia sperduta. Forse un'ora che decida, che richiami il principio, la fine, uguale sorte ormai. Qui, nero, il fumo degli incendi secca ancora la gola. Se lo puoi, dimentica quel sapore di zolfo e la paura. Le parole ci stancano, risalgono da un'acqua lapidata.
Forse il cuore ci resta, forse il cuore. Ed è un desiderio del poeta tornare ad ascoltare ciò che c'è nel cuore, a sentire ancora di essere vivi, di essere umani, di superare il dolore di quanto provoca la morte. Ed è anche l'esortazione e l'invito che è sempre nel testo di Isaia 43, che oggi la liturgia ci dà come prima lettura, che troviamo l'esortazione del Signore. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve lo accorgete. Aprirò anche nel deserto una strada e metterò fiumi nella steppa. E c'è ancora in questo deserto, nella steppa, che l'uomo sperimenta nel proprio cuore la possibilità che Dio immetta fiumi di acqua viva, faccia sgorgare ancora dall'albero della croce, da quell'albero di morte, da una roccia fredda, acqua viva, nel dono dello Spirito che dal battesimo continua incessante nella nostra vita. Acqua dello Spirito che ci rigenera, ci fa nuovi, come abbiamo ascoltato, ci fa nuovi. Nuovi nella misura in cui però permettiamo allo Spirito di dissetare, di purificare, di liberare, di dissetare. E di anche forse rigenerare quelle ferite di amore che fanno sperimentare, o quelle delusioni d'amore che fanno sperimentare, ecco, la tristezza di cui la Cavalli dice, no? Meglio dire che sono punita quando amo, così almeno ho vinto. No, la prospettiva di Dio è che c'è qualcosa di nuovo che germoglia. E ritiene, e bisogna avere la pazienza di guardare il germoglio del ramo secco che piano piano si apre, vede la gemma, questa gemma che si apre e poi diventa foglie, fiore e frutto. Occorre pazienza, occorre il lasciare la possibilità allo Spirito Santo di agire, e poi occorre però compiere un'opera di partecipazione. Bere dall'albero della croce significa desiderare di essere unito a Cristo, lo ricorda l'Apostolo Paolo quando ci dice nella lettera ai Filippesi: perché io voglio conoscere Lui. E questo conoscere Lui significa conoscere la potenza della sua risurrezione, cioè permettere al mistero di Cristo, che è un mistero che prende la mia vita, di sperimentare la potenza di passare dalla morte alla vita. Dice l'Apostolo: per conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, questo nell'essere unito alle sue sofferenze, di essere conforme alla sua morte. Quando Isaia forse esorta dicendo: non ricordate più le cose antiche, non ricordate più le cose passate, forse sta dicendo: ti porti dietro il rancore, le ferite, il peso di una vita di sofferenza, di mancanze, ma questo va dimenticato, seppelliscilo nella croce, portalo sulla croce. Permetti al Signore di far nascere qualcosa di nuovo, ma nella misura in cui tu muori, e muori anche nella misericordia. Amare il proprio nemico, pregare per coloro che ci fanno del male, benedire e non maledire, diventano quel cammino di morte e resurrezione che ci permette di dire: ecco, sono passate le cose vecchie, sono nate di nuove, sperimento la potenza della sua risurrezione. Ed è quanto anche ancora Quasimodo, il nostro poeta che ci sta accompagnando in questa riflessione, augurava quando nel 66, in una raccolta Dare e Avere, scrive una poesia dal titolo Solo che amore ti colpisca. Leggo la conclusione. Sulla terra, prima dell'ultimo grido, quando il corpo è cadenza di memorie accartocciate e lo spirito sollecita alla fine eterna, ricorda che puoi essere l'essere dell'essere, solo che amore ti colpisca bene alle viscere. Permettiamo all'amore di Dio di colpire le viscere, le profondità del nostro essere, del nostro amare, di farci salire nel mistero, entrare nel mistero della croce, di sperimentare l'acqua che rigenera dello Spirito e la potenza della sua resurrezione. E allora, come l'adultera nel Vangelo, come la donna che nel Vangelo sperimenta la misericordia, incontra il Cristo, anche noi dirà:
Ecco, va, riprendi a vivere, non peccare più, la vita di prima è passata, germoglia qualcosa di nuovo. Buona domenica e buon cammino verso la Pasqua.